Antes de empezar con el video, quería recomendarles una página muy buena llamada Fight Games. Si quieres comprar camisetas de gran calidad y todo tipo de indumentaria deportiva, te recomiendo que la visites. Puedes consultar el sitio web en la descripción del video y disfrutar de un cupón del 5% de descuento. Zacchi è arrivato in prestito, un giocatore di grandissima qualità, è arrivato in prestito dallo Zamalek, squadra di un sogno per loro, cioè primo posto in Premier League, qui subito un intervento abbastanza duro su Eschi, si prosegue Valencia, poi Mario Melchiot, il capitano dei Letics, riesce a mettere il pallone per Zacchi, tanto movimento dell'egiziano che riceve da Valencia, proprio la gara d'esordio di Brius, qui attenzione al pallone in area di rigore, Brembo riesce a toccare fuori, poi prolunga Valencia, la reazione dell'Al City, qui c'è un fallo però abbastanza evidente, Giovanni va fuori tempo, Melchiot trova il pallone, allontana Brembo, Zacchi, attenzione al contropiede, Valencia è velocissimo, controlla l'equadoregno, Valencia se ne va da solo, Valencia può entrare in area, Valencia, Valencia, 2-0 Wigan, contropiede di Antonio Valencia, il raddoppio dell'Letics. Guardate da un angolo per l'Al City, nasce il contropiede, grande avvio dell'Letics, dovevano riprendersi dalle due sconfitture di stagione, avevano già mostrato grandi margini di crescita contro il Chelsea, qui rivediamo il gol per uno dei migliori giovani della competizione, davvero un grande mondiale con in Premier League, è stato vicino al Liverpool in estate, si era parlato del trasferimento, ha regalato promozione in Premier per la prima volta al club, ha dichiarato questo è il giorno più bello della mia vita, faremo bene anche in Premier, Valencia, attacco in attacco contro l'equadoregno, qualche minuto fa ha raddoppiato e tocca lateralmente su Palacios, Valencia, puntare Fegan, vuole l'1-2 con Melchiot, Fegan al laccio, un po' di nervosismo nei giocatori dell'Hull, Fegan a muso duro, vita nel mezzo, Boyce e Bramble sono giocatori molto massicci, molto forti fisicamente, ma sono assolutamente colpibili in velocità, fallo su Fegan. Venza splendida del brasiliano, però poi finisce contro tre maglie bianco-blu e perde il pallone. Nello stretto il Wigan forse esagera anche un po', alla fine Valencia saggiamente dà un calcio di Turner, cercare Follan, Brembo fa rimbalzare il pallone, poi spazza rischiando qualcosa, Valencia di testa. Con buona sensibilità cambia gioco per Valencia, questi a Marità nel corso degli anni è stato chiuso da grandi portieri come David James, Bosnick, Schmeichel, Valencia, punta Dawson, Valencia, ma non è ancora suo, con l'esterno. Melchiot, Valencia prende velocità sulla tre quarti, arriva il cross di Valencia, troppo sopra lo scavalca, allora Melchiot può rilanciare Valencia, ha sbagliato un pallone Antonio Valencia, lui prende con calvisione dando il fallo giusto secondo me a Valencia, e Jones calcio di punizione affidato al mancino di Figueroa, controlla Valencia, mette un ottimo pallone dentro, male la difesa dell'Hull e arriva il gol, un altro gol, attenzione a questo ragazzo, molto interessante Turner, guardate qui, non so dove stia andando Turner, un giocatore interessante per Andy Dawson, il rilancio è completamente sballato e trova Cutterball, poi Valencia controlla, attacca Dawson, prova ad andarsene con il tacco l'equadoregno, che partita di Antonio Valencia, ancora lui Valencia, infermabile, molto un'ampia prospettiva, solo 23 anni. Guardate qui anche fisicamente come lotta, quando è arrivato in Premier magari era un po' acerbo a questi livelli. Super eccellente, gol a parte la partita dell'inquadrato Valencia. Testa, bravo. Centro anche quest'anno, che centrocampo di qualità, super Valencia. Qui riceve, poi Eschi e Zacchi davanti si trovano davvero bene, arriva Melchiot sopra, sfiora soltanto Zacchi, attenzione ancora alla velocità di Valencia, entra in area Valencia, c'è Eschi nel mezzo, viene frenato l'equadoregno che va ancora al cross per Brown, in mezzo al traffico Brown scarica per Zacchi, pallone che rimbalza praticamente sulla linea, testa di Follan che non trova compagni liberi, adesso Valencia, l'ese di Dakar, si mostra i mondiali qualche anno fa, attacca ancora il Wigan che non si vuole,
Oggi però è una brutta pagina questo club. Continua ad insistere il Wigan. Valencia mette il